Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, video totalmente improvvisato, ancora più improvvisato dei soliti. Oggi vi voglio parlare dei prodotti terminati del periodo. Pesco a caso, non ho messo in ordine di categoria, quindi ecco, inizio subito nel farvi vedere il primo prodotto, perché ne ho diversi, visto e considerato che la sacchetta è abbastanza piena. Allora, ho terminato questo detergente per il bucato lana, seta e delicati di Thea Natura, che acquisto e riacquisto spesso. Questo ho la versione quella classica proprio per bucato, e questo nello specifico è per lana, seta e delicati. Mi ci trovo sempre molto bene, sono degli ottimi detersivi liquidi per lavatrice. Poi ho terminato il dentifricio Aloe Gel. Io mi tengo anche le confezioni in cartone di Equilibra. Quando non so quello che acquistare come dentifricio, riacquisto lui perché mi piace molto, mi piacciono molto in particolare le formulazioni in gel, e questo è ottimo. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, ho terminato questo morbidente Eco Blu che acquisto da Macrolibrarsi. Questo è alla verbena, che mi piace tantissimo, quindi anche questo lo riacquisto spesso, quindi ogni tanto lo vedete nei video dei prodotti terminati. Sempre per quanto riguarda il bucato, ho terminato questa saponetta di Marsiglia per pretrattare le macchie di Officina Nature. Molto buona, mi è piaciuta tantissimo, fa una bella pulizia, deterge bene, per smacchiare è ottima, davvero buona. Poi ho terminato questa body lotion di Balea. Questa me l'ha regalata la mia amica che abita a Strasburgo, che quindi ogni tanto fa una capatina al DM e mi porta qualche regalino. Questa è una crema corpo molto profumata, molto 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 profumata, e mi è piaciuta, devo dire mi è piaciuta, l'ho utilizzata sia per il corpo che per le mani, insomma non è male, è molto molto fluida, non fa scia bianca, buona. Poi ho terminato in maniera alternativa, adesso vi spiegherò, questo shampoo ai semi di lino dei Provenzali. Questo l'avevo acquistato tempo fa da Teotà. Non mi è piaciuto assolutamente, ragazze. L'ho passato a mio marito e anche a lui non è piaciuto. Non fa assolutamente schiuma. I capelli sembrano che non li avete lavati, quindi vi dà proprio l'impressione di averli unti dopo il lavaggio. E il profumo, vabbè, non mi è piaciuto neanche quello, però quello non, è il meno. Lui doveva fare tre lavaggi con questo shampoo per averli decenti. Io non riuscivo proprio ad utilizzarlo. Alla fine, proprio non riuscivamo né io né lui. L'ho messo nel porta sapone liquido per le mani e l'abbiamo terminato così, perché questo è davvero un grandissimo flop, ragazzi. Io non so se l'avete mai provato, ma ve lo sconsiglio proprio vivamente, perché non mi è piaciuto assolutamente. E in più intricava anche un po' i capelli durante il lavaggio, sentivate proprio che i capelli si annodavano, insomma, quindi no, assolutamente no. Allora, sempre da Ticotà, ho terminato questo detergente intimo Io Bio. Allora, questo l'avevo iniziato ad usare io, poi dopo l'ho passato a mia madre, lei ci si è trovata bene. Per me era un po' troppo forte, nel senso che un po' di irritazione ogni tanto a periodi lo dava, quindi quando vedevo così ho preferito passarlo a lei e lei ci si è trovata abbastanza bene. Allora, ho terminato questa crema mani della Sante, che questa l'avevo messa anche nel video dei prodotti preferiti del periodo. È ottima, ragazze, davvero 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 ottima. È molto intensiva, molto nutriente, idratante, riparatrice, chi più ne ha più ne metta, davvero top. Poi ho terminato questo insieme a mia madre e mio marito, perché di solito acquisto questo prodotto più che altro per loro, il rinforzante, la lozione rinforzante al rosmarino di Veleda. Anni fa lo utilizzavo anch'io, adesso mi piacciono di più i sieri, diciamo, di Domus Sole Toscana, quindi questo lo acquisto più che altro per loro. Poi ho terminato questo olio di Argital, si chiama l'olio dei 5 giorni. Allora, io l'ho acquistato principalmente perché dice che applicandolo
al basso ventre nei giorni in cui voi avete il ciclo, quindi i primi giorni magari dove avete un pochino più di doloretti. Rilassa e conforta, assolutamente non rilassa, non conforta, non fa nulla. Io l'ho terminato come olio idratante per il corpo, come un classico olio di mandorle, solo che non costa come un classico olio di mandorle, costa parecchio, quindi sinceramente io non ve lo consiglio, non ve lo consiglio. È un 30 ml e no, non fa quel che promette, ecco, più che altro. Poi ho terminato la crema alla rosa, questa ve l'avevo fatta vedere già nel Ve lo faccio vedere velocemente, la crema alla rosa contorno occhi di Fitocose e il Jalous Eyes contorno occhi sempre di Fitocose. Vi avevo fatto una recensione di queste due creme, quindi andate nel precedente video se volete saperne di più. Ho terminato questa maschera esfoliante per il viso, questa è da una vita, ragazza, che ce l'avevo di Natura Siberica per pelli miste, dovrebbe essere stata questa. Comunque era per pelli normali e miste, mi è piaciuta tantissimo. È sotto forma di crema con dei granelli molto molto delicati ma efficaci, quindi devo dire che mi è piaciuta perché poi non arrossava la pelle, quindi buona. Poi ho terminato questo mascara. Allora ragazzi, questo mascara di Zhao, adesso ve lo faccio anche vedere aperto. Io gli andavo dietro da tanto tempo perché avevo sentito parlare bene, ma molto molto bene, da una ragazza, però adesso non mi ricordo chi era. Non lo trovavo da nessuna parte. L'ho acquistato su Amazon e penso che Amazon è da una vita che ce l'hai. Ultimamente sono un po' sfortunata per quanto riguarda i mascara perché è totalmente secco e non è il primo. Mi è capitato anche con quello di aprile l'ultima volta e quindi non ho potuto notare niente di questo mascara perché mi è arrivato secco. Ho cercato anche di provare lo scovolino utilizzandolo dopo un mascara invece che era bello pieno. Ma non ho notato niente di che, quindi anche lo scovolino non mi ha fatto impazzire. Peccato perché ho speso dei soldi inutilmente. Vabbè, pazienza. Poi ho terminato questo shampoo, gel doccia shampoo energizzante, pepe nero, bio e cacao di Nature's. Io l'ho utilizzato come gel doccia, come shampoo ovviamente no. Mi è piaciuto molto. Se siete amanti del cacao, del cioccolato, compratelo perché è davvero buono. Tutta la linea questa qui di Nature's, ma come un po' tutte le linee e le profumazioni sono davvero ottime. Mi piacciono tantissimo. Poi ho terminato. Allora, questo no, questo non l'ho terminato io, l'ha terminato mia madre. La crema viso antirughe di Thea Natura, la linea My Luz, che è piaciuta tantissimo, davvero davvero buona. Mi è piaciuto insomma vedere quando l'applicava sul viso, insomma, che si asciugava subito, la pelle rimaneva nutrita, idratata, non aveva zone secche. Poi l'ha utilizzata nel periodo invernale, quindi è stata davvero ottima. Ho terminato il mio amato siero Jalous, il siero equilibrante di Fitocose per pelle mista e asfittica, talmente tanto amato che ho riacquistato la stessa versione, però quella green con l'estratto di tamarindo, che è uguale a questa, solo che in più c'è l'estratto di tamarindo. E questi sieri per me sono stati la svolta, cioè mi hanno proprio cambiato la pelle, ragazzi, mi piacciono tantissimo, ve li straconsiglio. Sono proprio l'essenziale per la mia pelle, quello che ha bisogno la mia pelle, né di più né di meno. Quindi li amo tantissimo. Forse siamo verso la fine, ragazzi. Allora, ho terminato questo balsamo labbra di BioHerz, ha l'acido ialuronico, effetto anti-aging, ottimo, ottimo, ottimo. L'ho utilizzato anche in un periodo, nel mese scorso, quando ho avuto un forte raffreddore. E davvero mi ha evitato screpolature, arrossamenti, super super top. Io per quanto riguarda i burro labbra, i lip balm, sono sempre molto 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 esigente, e questo devo dire che non costa poco, perché mi sembra che costa 7 euro, però li vale tutti, è davvero ottimo. Ho terminato un altro vernissage di Neve Cosmetics, il Multiform, eccolo qui. Questo mi è piaciuto tantissimo come colorazione perché è un rosa fucsia, però non rimaneva troppo pigmentato, quindi dava quell'effetto colore. Poi a me i vernissaggi mi piacciono perché lasciano le labbra belle morbide, idratate e nutrite a lungo durante il giorno.
Poi ho terminato queste gocce di luce iride di Erbavoglio, questa l'avevo acquistata su Macrolibrassi, è un collirio della durata di 3 mesi dall'apertura e mi sono piaciute molto. Io le utilizzo la sera dopo che mi sono struccata per sciacquare bene l'occhio, magari da residui di make-up, di mascara, eccetera. È buono, buon prodotto. Poi ho terminato un'altra saponetta, questa però è per le mani, questa è di Albiana al melograno. Buona anche questa, ovviamente una saponetta semplice, senza infamia e senza lode, non è eccessivamente idratante, non possiamo pretendere perché sono anche molto economiche, però ha una buona profumazione, non male, non male. Questa l'avevo acquistata su Eccoverde. Ho terminato la spugnetta per il trucco di Real Techniques, è totalmente. Ecco, proprio finita, mancano proprio dei pezzi. Mi è dispiaciuto perché questa mi è durata davvero poco rispetto all'altra, quell'arancione sempre di Real Techniques, che mi sta durando un po' di più, diciamo, anche quella sta verso la fine. E questa invece mi è durata proprio niente, quindi la devo cestinare perché non riuscivo più proprio a lavorare il fondotinta con questa. Poi veniamo ai campioncini, ho terminato il Prodigious Helix Serum di Eteria che avevo acquistato l'anno scorso in full size, ottimo, buono, buono, buono. La crema corpo Ripodrena Lift di Dopusale Toscana, che anche questa l'avevo acquistata precedentemente in full size, ottima. E la crema Eco Bio per pelli sensibili di Bema, questa l'ho fatta terminare a mio marito perché non è adatta al mio tipo di pelle. E ci siamo ragazze, questi erano tutti i miei prodotti terminati del periodo. Scusate per il video veramente rimediato questa volta, io pure sono abbastanza stanca perché sono a fine giornata, quindi mi vedete un po' così, truccata proprio pochissimo. E niente, se conoscete questi prodotti vi aspetto nei commenti, se avete qualche domanda ditemi pure e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!